Cuornier, comitato 10 febbraio, anche appunto la città di Cuornier, grazie al vostro comitato spontaneo di cittadini, ricorda quello che è stato dimenticato per tantissimi anni, ossia le foibe, il martiri delle foibe e tutto questo periodo storico quasi cancellato dai libri di storia. Sì, è un'iniziativa sicuramente importante per la nostra città, che come è accaduto per altri comuni prima e come vogliamo sperare accadrà per tanti altri comuni dopo, si arriva finalmente a rendere concreto quanto definito anche dalla legge 92 del 2004, che quest'anno peraltro celebra il suo ventennale. Quindi un'occasione ancora più importante e per noi un'operazione che fa comunità, perché veramente c'è stata la nascita di questo comitato spontaneo di cittadini che hanno voluto rendere concreta appunto la memoria dei martiri delle foibe e degli esuli istriani, che non dimentichiamo peraltro sono stati anche accolti dalla nostra città all'epoca, quindi una ragione in più per dare una giusta commemorazione. Comitato spontaneo che poi si è associato al comitato 10 febbraio, che ha dato pieno sostegno all'iniziativa, e anche all'amministrazione cuorniatese, che ha dato piena disponibilità e accolto pienamente quanto da noi proposto. Quindi finalmente un qualche cosa di concreto che tra un po' si vedrà aperto agli occhi di tutti e che ha assolutamente l'intenzione di unire la comunità cuorniatese, di non portare nessun tipo di divisione, di non portare nessun tipo di polemica, ma semplicemente accogliere un pezzo di storia, perché la storia va vista in tutta la sua interezza. Quindi il nostro Presidente della Repubblica, proprio il 10 febbraio, ha ricordato come non ci sia da negare nulla, ma semplicemente appunto da accogliere una parte di storia dimenticata per troppo tempo, ma per ricordare c'è sempre tempo comunque. Quindi noi con grande orgoglio in questo momento portiamo avanti questa operazione, che rimarrà a memoria in peritura per tutti i cuorniatesi, dando anche la possibilità, volendo, per chi ne vorrà prendere spunto, di approfondire un po' di più questa vicenda storica dimenticata per così tanto. Un'inaugurazione di una stele che quindi qui riposerà accanto alle altre dove sono ricordati tutte le associazioni cuorniatesi, un impegno anche concreto quello del comune che ha dato la vostra disponibilità, che sia il punto di partenza per una ricorrenza annuale. Questo sicuramente, perché avendo un punto di riferimento così evidente sarà veramente bello poter celebrare ogni anno questa memoria. La disponibilità del comune è stata eccellente sotto questo profilo, proprio perché ha portato a un momento di unità e un momento che ci porterà a essere ancora più cuorniatesi tutti insieme. Quindi sicuramente la celebrazione annuale sarà doverosa e sarà un piacere per tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa. Quindi sicuramente ci faremo ancora promotori poi di tutto quello che può essere la celebrazione, il ricordo, vedremo di mettere anche in piedi degli eventi, senza dimenticare che già in passato, sempre grazie all'amministrazione, ce ne sono stati. Quindi non è stata dimenticata. Quest'anno si aggiunge, in occasione del ventennale, questo momento di concretezza in più e quindi un nuovo punto di partenza che riunisce tutti i cuorniatesi e diventa spunto per tutto ciò che dovrà venire successivamente. L'aria pura ti mordeva il viso, ma la corda ti tagliò il sorriso. Poi cadi sempre più giù, e poi cadi sempre più giù. Tito, Tito, maresciallo assassino, quanti fratelli hai infoibato, quanti innocenti hai assassinato. I tuoi gendarmi hanno massacrato. Chi italiano era nato? Chi italiano era nato?